Carissimi amici, buonasera e bentornati sul canale per i Patetici Digitali. Qual è il fine dell'esistenza dell'uomo? Che cos'è la felicità? Come facciamo a essere felici? Come facciamo a essere liberi? A gestire le passioni? A tutte queste domande cercano di rispondere gli stoici in quella parte della scuola, appunto, dell'antica Stoa, chiamata etica. L'etica infatti è il frutto di tutta la filosofia dello stoicismo. Tutti gli esseri mirano, tendono a conservare il proprio essere. Le piante e i vegetali lo fanno inconsapevolmente, gli animali per un istinto, un impulso primigenio, l'uomo invece è sorretto in questo impulso dalla ragione. Quindi, vivere conformemente a natura significa vivere realizzando pienamente quella che gli stoici chiamavano appropriazione, conciliazione con il proprio essere. Nel caso dell'uomo, vivere secondo natura significa conciliarsi con l'essere razionale, conservarlo e attuarlo pienamente. Siamo quindi lontani dai presupposti dell'etica degli epicurei, per i quali piacere e dolore erano un prius, mentre prius qua è cercare di conservare il proprio essere. Bene e male per gli stoici hanno un valore morale. Bene ciò che conserva il nostro essere, male ciò che lo diminuisce o lo danneggia. Secondo gli stoici, il bene morale è ciò che incrementa il logos, male ciò che lo danneggia. Il vero bene per l'uomo è la virtù, il vero male il vizio. E cosa ne è di tutte quelle cose belle o brutte che riguarda positive o negative, che riguardano invece il nostro corpo, la nostra vita fisica o la nostra realtà biologica? Per gli stoici sono tutte cose moralmente indifferenti. La bellezza come la bruttezza, la ricchezza come la povertà, la salute come la malattia, e così via. Questa soluzione degli stoici era finalizzata a tenere l'uomo al riparo dai mali dell'epoca in cui vivevano. Tutti i mali, infatti, dipendevano dal crollo dell'antica polis e tutti i pericoli, le insicurezze e le avversità erano appunto conseguenti al crollo della polis. Quindi gli stoici cercavano di convincere l'uomo che la felicità dipendeva dal proprio interno e non dalle cose esteriori. Ciò nonostante, la salute, la vigoria, la forza erano, diciamo, beni positivi che potevano conservare, contribuire alla conservazione del nostro essere e quindi gli stoici li definirono valore o stima, mentre l'opposto negativo lo chiamarono mancanza di valore o mancanza di stima. Pertanto, quegli intermedi che stanno fra i beni e i mali cessano di essere moralmente indifferenti e diventano, da un punto di vista fisico, valori e disvalori. Le azioni umane compiute secondo il logos sono azioni moralmente perfette, quelle contrarie azioni viziose. Ma delle azioni moralmente perfette è capace soltanto il saggio, cioè colui che è abituato a esercitare la ragione. L'uomo comune è capace di azioni convenienti, almeno secondo gli stoici. Quindi queste azioni convenienti vuol dire anche assolvere a dei doveri. Ciò che le leggi comandano, che per gli stoici non sono semplicemente convenzioni, ma espressioni della legge eterna che proviene dal logos, sono doveri che nel saggio, grazie alla perfetta disposizione del suo spirito, diventano vere e proprie azioni morali perfette e, come dicevo, invece nell'uomo comune azioni convenienti. I romani poi contribuiranno con la loro sensibilità pratico-giuridica a
circoscrivere meglio i contorni di questa nozione morale. Di fatto, per gli stoici, l'uomo mira a conservare il proprio essere, ad amare se stesso. E questo istinto, però, non è solo finalizzato alla conservazione di sé, ma è esteso anche a tutti i suoi simili, prima di tutto ai figli, ai parenti e poi appunto a tutti i suoi simili. Quindi, per gli stoici, l'uomo non rimane chiuso nella sua individualità come voleva Epicuro, ma l'uomo tende naturalmente ad essere un animale comunitario. E questo è qualcosa di più dell'animale politico di cui parlava Aristotele, perché per gli stoici l'uomo tende necessariamente a consociarsi con gli altri uomini. L'uomo è cosmopolita. Alla luce appunto di tutti questi elementi, la nobiltà è detta scoria, raschiatura dell'uguaglianza. Per gli stoici nessun uomo nasce schiavo, ma l'uomo deve essere libero e vero libero è il saggio, mentre vero schiavo è solo lo stolto. Un altro aspetto fondamentale dell'etica dell'antica Stoa è l'apatia, l'assenza di passioni. Lo stoico, infatti, in quanto saggio, esercita, abbiamo detto, nel modo più perfetto possibile, il proprio logos e in questo modo estirpa le passioni addirittura sul nascere. Per lo stoico, infatti, la misericordia fa parte dei difetti e dei vizi dell'anima. Misericordioso è l'uomo stolto e leggero. Il sapiente non si commuove a favore di chi che sia, non condona a nessuno una colpa commessa. Non è da uomo forte il lasciarsi vincere dalle preghiere e distogliere dalla giusta severità. Quindi, tutta la vita dell'uomo stoico è guidata dal freddo logos, dal totale distacco, sia quando fa politica, sia quando si sposa, sia quando cura i figli, sia quando contrae amicizie, appunto in ogni istante della propria vita. Lo stoico quindi non è un entusiasta della vita. Epicuro sappiamo che aveva gustato anche gli ultimi momenti della propria vita, della propria esistenza. Mentre pare che Zenone, in seguito ad una caduta in cui ravvisava un segno del destino, si fosse gettato quasi felice di finire la vita in braccio alla morte, gridando: "Vengo, perché mi chiami?" Carissimi amici, spero che questo video possa esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, lasciate un grande like. Vi ricordo che potete iscrivervi gratuitamente al canale per essere aggiornati sui prossimi contenuti e sostenere questa iniziativa. In descrizione vi lascio i link di riferimenti per poter ascoltare, se volete, gli altri video che sono stati pubblicati su questo canale a proposito dello stoicismo. Grazie e buona serata a tutti.